Una scena tragica e commovente è stata condivisa dalla nota conduttrice Rai, Antonella Clerici, attraverso un video postato su Instagram. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Le immagini mostrano l'abitazione della sorella di Antonella, Cristina Clerici, dopo il devastante nubifragio che ha colpito la Lombardia nella notte scorsa. Il video, accompagnato da poche parole, registra lo stato di disastro dell'abitazione di Cristina. La stanza da letto è stata colpita duramente dall'acqua piovana che scorre dal soffitto, costringendo la donna a utilizzare teli di plastica, padelle e oggetti di fortuna per raccogliere l'acqua. Antonella Clerici si è limitata a scrivere «casa di mia sorella» per accompagnare il video, ma le immagini parlano da sole, mostrando l'entità devastante del nubifragio. Un emoji di dispiacere accompagna il breve filmato, dimostrando la preoccupazione e la tristezza della conduttrice di fronte a questa situazione tragica. Al momento dell'evento, Antonella Clerici si trovava in vacanza in Norvegia con il suo compagno Vittorio Garrone, impossibilitata a supportare materialmente la sorella a cui è molto legata. La testimonianza della conduttrice si unisce a quella di tanti altri utenti coinvolti dalla tempesta violenta che ha causato danni e allagamenti in tutta la regione. Personalità note come Selvaggia Lucarelli, Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi hanno raccontato sui social media le loro esperienze dopo la devastante perturbazione. Le testimonianze di queste figure pubbliche aiutano a sensibilizzare il pubblico sull'importanza di affrontare i cambiamenti climatici e le conseguenze disastrose che possono verificarsi a causa delle intemperie estreme. In un momento così difficile, la solidarietà e il sostegno delle comunità, delle celebrità e delle figure pubbliche possono fare la differenza per coloro che hanno subito danni a causa del nubifragio. Speriamo che la situazione si risolva presto e che le persone colpite possano trovare il supporto e l'aiuto necessari per superare questa difficile prova. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.